soddisfazione e anche molta stanchezza, la mia voce ormai è ufficialmente terminata, ma che la dice lunga su quante possibilità ci siano il prossimo 26 di gennaio di cambiare davvero la storia di questa regione e di contribuire a cambiare la storia di questa nazione. Perché penso che voi, cittadini dell'Emilia Romagna, dobbiate avere la consapevolezza della enorme responsabilità che avete sulle spalle. Vi piaccia o no, siete un crocevia della storia. Voi decidete se tutto cambia o se tutto rimane com'è. È bene che ne siate consapevoli, è bene che lo sappiate. La vittoria in Emilia Romagna stavolta è assolutamente a portata di mano. Ve ne siete accorti anche voi, lo sapete bene anche voi. Si vede dall'entusiasmo, si vede dalla partecipazione, si vede dal nervosismo dei nostri avversari che passano la giornata a parlare di noi invece di spiegarci che cosa hanno fatto nei decenni in cui hanno governato questa regione. Perché oggettivamente non è normale, noi abbiamo un presidente uscente della regione che invece di passare la giornata a spiegarci che cosa ha fatto in questi ultimi 5 anni lui e che cosa hanno fatto i suoi amici prima di lui, passi la giornata a parlare di noi, passi la giornata a parlare della opposizione. È un nervosismo che tradisce i veri sondaggi, così come tradisce i veri sondaggi la dichiarazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Perché lì Trump non si è sbagliato, Trump era proprio convinto che fossero due. Trump ha detto, dice, c'è un Giuseppe Conte che lunedì sta al governo con Salvini, c'è un Giuseppe Conte che martedì sta al governo con la Boldrini, ci non può essere lo stesso, devono essere due per forza. Giuseppe Conte dice che l'Emilia Romagna non è un test nazionale, che è esattamente la frase che dice di sta per perdere. Quando dicono che non è un test nazionale vuol dire che non sono ottimisti. E vedete, il nervosismo sta raggiungendo dei picchi straordinari. Ieri è accaduta una cosa che io ho trovato incredibile, divertentissima se non fosse grottesca, perché di mezzo c'è il destino della gente. Eravamo sulla E45, all'altezza di Cesena, E45 non vi devo dire niente, lo sapete molto meglio di me, arteria fondamentale in Italia. A Cesena, sulla E45, all'altezza di Cesena c'è un cavalcavia, viene giù un pezzo di manto stradale a novembre. Arriva il cantiere, aprono il cantiere. Ma il cantiere è fermo. Per 2 mesi non accade assolutamente nulla. Niente. Mercoledì, dopo 2 mesi, annunciamo che Fratelli d'Italia sarebbe stato ieri al cavalcavia dell'E45 a Cesena per fare un flash mob. E in un'ora si materializzano gli operai. Ieri hanno chiuso il cantiere. Quindi, se noi con la semplice imposizione del pensiero siamo in grado di risollevare le sorti di questa regione risolvendo i cantieri in poche ore, figuratevi cosa faremo al governo della regione. Con la semplice imposizione del pensiero. Ho detto a Bonaccini che da qui a venerdì prossimo saremo in tutti i cantieri aperti dell'Emilia Romagna, no, non quello di Bologna, passate Catania, andiamo dappertutto, in tutti gli antimoni, fateci sapere, abbiamo un numero SOS Emilia Romagna, e dunque abbiamo un problema, ce lo dica, noi arriveremo dopo mezzo, anzi prima che arriviamo noi ci saranno gli operai a risolvere. Però vedete, al di là di quanto la cosa sia effettivamente anche divertente per certi versi, e poi non c'è niente da ridere, perché la sinistra involontariamente, facendo la scelta di chiamare immediatamente, no, Bonaccini, la De Micheli, insomma, ha dimostrato una cosa, e cioè che c'è stato un cantiere fermo per 2 mesi e più, non perché c'era un intoppo,
non c'era, mancavano le carte, la burocrazia, non c'era personale, non c'erano risorse, c'era un problema. No, proprio perché non gliene fregava niente. Perché quando l'hanno voluto fare, l'hanno fatto in un'ora. E vedete, il problema della sinistra in Emilia Romagna è esattamente questo. Quando tu sei abituato a vincere sempre, quando pensi che tanto la gente ti voterà indipendentemente da quello che fai, a un certo punto smetti di governare. E ti occupi solo di gestire il potere. E quello che ha fatto la sinistra qui. Esattamente quello che la sinistra ha fatto qui. Hanno smesso di governare e hanno cominciato a gestire il potere. Quello che non hanno capito è che la democrazia non funziona così. La democrazia funziona che quando non governi o governi male, a un certo punto vai a casa, così la volta successiva impari a governare bene. La democrazia questa sconosciuta. La democrazia questa sconosciuta. Oggi ho letto una frase straordinaria di questo leader delle sardine, questo Santori. Ci offre grande materiale. La frase è: in una nazione normale non ci sarebbe neanche bisogno di farlo alla campagna elettorale. Scusa Santori, sta nazione normale qual è? La Corea del Nord? Ci presentiamo tutti separati, diciamo tutti vota me che combatto tutti gli altri, sono diverso da tutti gli altri, poi ci rimettiamo tutti insieme contro il centrodestra. Dice chi? Quelli che ci arrivano qui, però in teoria loro pensano di Zingaretti, Di Maio, Renzi, Calenda, chi c'è? Ramonino, mostro dell'Loch Ness, il pagliaccio assassino, cioè si mettono tutti insieme e dice noi a quel punto ci mettiamo tutti insieme e governiamo noi, anche se la gente al governo avrebbe voluto vederci di centrodestra. A cui io dico che vanno mandati a casa prima, io dico che vanno mandati a casa prima perché noi avremo la grande opportunità di farlo il prossimo 26 di gennaio, perché bisogna avere rispetto dei cittadini che si ha la presunzione di rappresentare. E quel rispetto si manifesta col vincolo tra quello che si è promesso e quello che si fa. Che è, guardate, ormai una categoria dispersa della politica. È una categoria dispersa della politica. Ma mi dite come si dovrebbe sostanziare l'articolo 1 della Costituzione italiana che dice che la sovranità appartiene al popolo? Se i partiti non sono vincolati a fare quello che vi promettono in campagna elettorale in termini di alleanze, in termini di contenuti, non esiste la democrazia se i partiti non sono vincolati. A me fa impazzire Luigi Di Maio quando dice
il vincolo di mandato, vogliamo introdurre il vincolo di mandato in coalizione. Di Maio, ma se introducono il vincolo di mandato tu vai a casa, è chiaro? No, dico, è chiaro, perché il vincolo di mandato non è la fedeltà del cittadino del parlamentare al partito. Il vincolo di mandato è la fedeltà del partito al cittadino, che è esattamente quello che non esiste più in Italia. E rimettere queste persone con i piedi per terra per spiegare che la democrazia funziona se fai bene governi, se fai male vai a casa, c'è l'alternanza, decide la gente e non decidi tutto tu sulle spalle delle persone comuni. L'occasione che voglio avere è di rimettere, diciamo, dei puntini sulle i, di consentire a questa regione di avere molto di più, perché basta pure con questa favola che l'Emilia Romagna era la locomotiva perché la sinistra ha governato bene. Dice bene Galeazzo Pignami, che ringrazio ovviamente insieme a tutta Fratelli d'Italia. È vero, l'Emilia Romagna è una locomotiva, ma non è grazie al PD, lo è nonostante il PD. L'Emilia Romagna è una locomotiva grazie ai cittadini che la abitano, al suo popolo serio, laborioso, abituato a rimboccarsi le maniche, a ricostruire, a ripartire. Ecco perché l'Emilia Romagna è una locomotiva, ma è una regione che potrebbe avere molto di più. Ma perché Bonaccini non ci spiega la ragione per la quale nell'ultimo anno hanno chiuso quasi 800 imprese artigiane in questa locomotiva? Hanno chiuso perché le scelte della politica del suo partito sono state sbagliate. Ecco perché hanno chiuso, perché ci sono le imprese vessate, soprattutto la piccola media impresa, le tasse che continuano ad aumentare, la burocrazia che continua ad aumentare, la fattura elettronica, lo scontrino elettronico. C'è un registratore di cassa che per pagare un caffè devi chiamare Bill Gates. E piccole e medie imprese che chiudono, famiglie che smettono dopo 50, 60 anni di attività, dicono non ce la faccio più. Ho superato l'euro, ho superato il primo registratore di casa, ma basta, adesso basta, prendono e chiudono. E poi che facciamo? Diamo tutti il reddito di cittadinanza? Eh no, perché quello lo stiamo dando agli spacciatori, scusate. Il reddito di cittadinanza sono gli spacciatori. Spacciatori che abbiamo visto abusivi. Abbiamo visto di tutto, l'altro giorno c'era un signore, il mio preferito, lui è parcheggiatore abusivo, pregiudicato, falso invalido, reddito di cittadinanza. Lo volevano mettere a capo del Movimento 5 Stelle, ma Di Maio ha detto no, non me vado. Voglio stare io. Perché noi siamo una nazione così. Se lavori, devi chiudere. Se lavori, non ti pago, perché con i soldi ci devo pagare quelli che non lavorano. Noi siamo una nazione nella quale le cose vanno tutte al contrario. Sul reddito di cittadinanza, io lo dico perché siamo stati forse gli unici che dall'inizio dissero siamo pronti a presentare anche le firme per abrogare il reddito di cittadinanza, perché è sbagliato proprio sul piano culturale. Uno Stato giusto non mette sullo stesso piano dell'assistenzialismo chi può lavorare e chi non può farlo. Uno Stato giusto fa assistenza verso chi non può lavorare, i minori, i disabili, gli anziani, ma per tutti gli altri lo Stato giusto deve garantire il lavoro, che è un'altra cosa, che è un'altra cosa. E però certo che per i 5 Stelle era facile fare propaganda dicendo diamo a tutti 780 euro, così vi togliamo lavoro. Poi ce ne fosse uno che ha trovato lavoro, reddito di cittadinanza, a parte i navigator, si intende? Navigator. Perché questa è una nazione dove nessuno parla l'inglese, però le leggi le chiamano in inglese. E io ho imparato che quando ti chiamano le leggi in inglese, te stanno a fregare. C'è la fregatura. Allora, il navigator è il mio preferito perché il navigator è un simpatico signore, è una persona disoccupata che viene assunta a tempo determinato per trovare un lavoro a tempo indeterminato
ma come percepisce il reddito di cittadinanza? E tu dici, scusa, ma se questo che ha un contratto di lavoro a tempo determinato trova un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma perché lo deve dare a quello che prende il reddito di cittadinanza? No! Sono matta io! Le curiose cose del Movimento 5 Stelle, la propaganda, si chiama propaganda, perché invece se vuoi davvero sconfiggere la povertà, è l'unico modo per creare lavoro. E l'unico modo per creare lavoro è mettere il consumo in condizioni di fare, e quindi sostenere le imprese, abbassare le tasse, tagliare la burocrazia. Anche la Coca-Cola in Albania, anche la Coca-Cola che localizza in Albania. Certo, è perché hanno messo, signora, prego, perché se facciamo un dibattito fra me e lei non si sente. I francesi non ci devono rubare il lavoro. I francesi? I francesi non ci stanno rubando il lavoro, ci stanno proprio rubando le aziende, che è un'altra cosa. Stiamo facendo una specie di... Adesso mi avete fatto perdere il filo, vedi com'è. Bravi, stavamo... No, non stavamo alla Coca-Cola, stavamo al fatto che bisogna abbassare le tasse, tagliare la burocrazia, bisogna fare una politica completamente diversa da quella che è stata fatta in questi ultimi mesi anche. Perché l'ultima manovra finanziaria è una dichiarazione di guerra contro chi lavora e produce. E guardate, ve ne accorgerete qui in Emilia Romagna, dove impatteranno malamente sia la tassa sulla plastica, sia la tassa sullo zucchero, che non a caso li chiamano plastic tax e sugar tax. Capito? Mi sono spiegato. La plastic tax aumenta del 50% la produzione della plastica. Sapete cosa significa? Non solo che qui una serie di imprese, che voi siete una eccellenza sulla produzione della plastica, avranno seri problemi a mantenere i loro livelli di produzione, a mantenere i loro livelli occupazionali, ma significa anche che quell'aumento del 50% sulla produzione della plastica comporterà di fatto l'aumento, per esempio, di tutti i prodotti che hanno un confezionamento in plastica. Quindi dove finisce l'aumento? Nel vostro carrello della spesa. La sugar tax, la tassa sullo zucchero, in realtà non è una tassa sullo zucchero, è una tassa sulle bevande zuccherate, ma in realtà non sulle bevande zuccherate, sulle bevande dolci, indipendentemente da quello con cui sono zuccherate. Se dovete bere la cicuta, così può essere il contento. Dicono che hanno messo la tassa sullo zucchero per diminuire il consumo di zucchero, ma non è vero, perché loro infatti calcolano i proventi della tassa sullo zucchero a consumo invariato. Vuol dire che non prendono in considerazione l'ipotesi che diminuisca il consumo di questi prodotti, semplicemente cercano di dare una veste presentabile al fatto che aumentano le tasse. Poi nessuno gli dice quello che accade sulle accise sul carburante. Triplicate nel 2021, quadruplicate nel 2022, quintuplicate nel 2023. Quando io aumento 3 volte, 4 volte, 5 volte tanto le accise sul carburante, sapete cosa accade? Aumenta il trasporto delle merci. Quindi aumenta il costo delle merci. E dove finisce quell'aumento? Nel vostro carrello della spesa. Allora, questi signori hanno fatto un governo dicendo che lo dovevano fare perché altrimenti sarebbe aumentata l'IVA, e poi mi hanno fatto aumentare l'IVA lo stesso, chiamandola con un altro nome e facendo il gioco delle tre carte. Avete capito quanto è la vergogna di quelli che ci stanno governando? È tutto così. No, dice, noi facciamo la lotta all'evasione fiscale. Ma quando mai fanno la lotta all'evasione fiscale? Ma pensate veramente che la lotta all'evasione fiscale sia negli scontrini dei bar? Ragazzi, la grande evasione in Italia è stata tutt'altra parte e nessuno ci va a guardare, perché questo è uno Stato che fa il debole con i forti e il forte con i deboli, e ci siamo di qua. Cavolo che qualcuno dice qualcosa sulle grandi multinazionali che spostano la sede legale nei paradisi fiscali per non pagare le tasse in Italia, sui colossi del web. Ieri è uscita la notizia che Spotify, uno dei più grandi colossi del web, paga quanto praticamente un negozio d'abbigliamento in Italia. No, non ne
frega niente a nessuno. I cinesi che aprono e chiudono decine di imprese senza un servizio allo Stato italiano. E non è che non si sappia come funziona, lo sanno tutti. Lo sanno tutti che i cinesi, che i market continuano a proliferare mentre gli italiani chiudono, non perché siano più bravi di noi a fare impresa, ma semplicemente perché molte di queste realtà non pagano le tasse. E non è difficile sapere come facciano, sanno tutti come funziona il meccanismo. Io apro un'azienda, per 2 anni e mezzo posso andare avanti sostanzialmente senza versare un euro allo Stato, tirando un po' la corda, e prima che lo Stato cominci a fare davvero i controlli, tutto non è sparito, e tu vado a trovare Jung Wung, che da aperto e chiuso il negozio è sparito sui dinamici della notte. E lo Stato si arrende con Mario Rossi. Lo Stato, invece di andare a cercare Jung Wung, che viene noioso, perché cinesi sono qualche miliardo, cioè, no, lo Stato va da Mario Rossi e dice: Mario Rossi, devo fare il recupero dell'evasione fiscale, ma io non ho fatto niente, non so, però mi devi dare i soldi di Jung Wung. Questo è quello che accade in Italia, lo sanno tutti, e si poteva fare qualcosa, perché noi abbiamo presentato un emendamento alla manovra finanziaria chiedendo, facciamo come accade in altre nazioni dell'Europa occidentale? Vuoi aprire, sei extracomunitario, vuoi aprire un'azienda in Italia? Perfetto, lo puoi fare, ma mi versi 30.000 euro di cauzione e io poi ti scavo dalle tasse, così sono certo che paghi. E vediamo se quando pagano anche loro, gli italiani chiudono mentre ce ne siamo. Si chiama difendere il proprio lavoro, i propri prodotti, le proprie imprese, la propria ricchezza, la propria gente, quello che vogliamo fare a 360 gradi. Su questo tema, su tanti altri temi, sulla difesa della famiglia. Oggi siamo stati a Bibbiano, dove so che ci saranno manifestazioni di chiusura di campagna elettorale, dove ci sono le sardine che fanno le guardie bianche dello scandalo di Bibbiano. Contenti loro. Siamo stati a Bibbiano, dove siamo arrivati per prima e dove ce ne andremo per ultimi, altro che dovete chiedere scusa. Sentite qualcuno che dice che diceva dovete chiedere scusa. Dobbiamo chiedere scusa. E di cosa dobbiamo chiedere scusa? Diciamo perché il sindaco di Bibbiano gli hanno revocato gli arresti domiciliari e quindi capi di imputazione tutti confermati, aumentati addirittura, 108 capi di imputazione verso gli indagati di Bibbiano, e alla fine saranno tutti innocenti, magari si scoprisse che non è vero, che in quella che qualcuno definisce ancora una civiltà venivano tolti dei bambini indebitamente alle loro famiglie per farci sopra i soldi. Certo che vorrei che non fosse accaduto, certo che spero che non sia accaduto, ma chiaro è che voglio andare in fino in fondo, perché nessuna civiltà si tira la parte. E non per il sindaco Carletti, perché per carità io sono segretario di un partito politico, lo so che puoi non sapere tutto quello che fanno tutti i tuoi esponenti, può succedere, non è per il sindaco Carletti che il PD deve chiedere scusa, è per aver tentato in tutti i modi di impedire che si parlasse di questo scandalo, che non c'è luce di questo scandalo, è di questo che si deve vergognare, si deve vergognare. L'emendamento di Fratelli d'Italia che chiedeva di istituire in finanziaria un fondo per risarcire le famiglie di Bibbiano quando dovesse esserci una sentenza di condanna passata in giudicato, quando dovesse essere certo che queste famiglie hanno subito un sopruso. Siccome il sopruso c'è stato formalmente dalle istituzioni, beh, è giusto che lo Stato in qualche maniera chieda scusa. Risarcimento, abbiamo chiesto di istituire un fondo per un risarcimento, ci hanno detto di no. E dovete vedere con quale cattiveria il PD ha votato contro l'emendamento loro, che nella manovra finanziaria ci hanno sparato 400.000 euro di soldi vostri per celebrare il centenario della nascita del Partito Comunista Italiano. Ci vuole veramente coraggio, ci vuole coraggio. Facciamo, perché non abbiamo paura di dire le cose come stanno, di essere politicamente scorretti se serve essere politicamente scorretti. Continueremo a difendere la sicurezza dei cittadini, vogliamo un'Italia nella quale la sicurezza dei cittadini sia difesa.
perché questa è l'unica nazione al mondo che ha il problema del sovraffollamento carcerario e non lo risolve costruendo nuove carceri, ma togliendo i reati. Cioè, no, quanta gente mi entra in galera? Guarda, 60.000, ok, allora questo lo penalizzo, questo lo levo, questo lo tolgo. E penalizzare tutti i reati con perpetuità del fatto con pena fino a 5 anni. Violenza privata, furto. 250.000 furti in appartamento in un anno, viene individuato il 3% dei responsabili. Che vuol dire? Vuol dire che i furti in appartamento in Italia non è più sanzionato. Ecco perché aumentano i furti in appartamento. E questo è legato anche al non controllo dei flussi migratori. Dice, siete razzisti! I numeri non sono razzisti, basta guardare i dati del Viminale. I dati del Viminale dicono che i migranti incidono per 8% sulla popolazione e per oltre il 30% su tutti i reati. Che vuol dire? Vuol dire che c'è un'incidenza maggiore di immigrati che delinquono. Non è che ci voglia proprio un corso di scienza per capirlo. Se tu prendi centinaia di migliaia di persone che non hanno un lavoro, non hanno una casa, non hanno una famiglia, non hanno altre le parti, è facile che quelle persone finiscano nelle maglie della criminalità organizzata. Per questo abbiamo chiesto il governo dei flussi migratori. Per questo abbiamo chiesto un blocco navale al largo delle coste della Libia per fermare le partenze. E dopo anni, perché questo pure è divertente, dopo anni che ci deridono e continuiamo tutti a ripetere la stessa cosa, il blocco navale non si può fare perché è un atto di guerra. E questo è un paese in cui non studia niente nessuno. Ripetono tutti quello che hanno sentito dire da qualcun altro. Un atto di guerra, no, guardate, blocco navale si può fare in accordo con le autorità libiche. No, blocco navale è un atto di guerra. No, si può fare in guerra. Allora adesso, dopo anni che facciamo questo confronto, adesso come c'è la guerra in Libia, l'Unione Europea 3 giorni fa si sono incontrati e stanno discutendo di come fare il blocco navale per fermare il passaggio delle armi. Allora si deve fare qualcosa. No, è un atto di guerra. Perché ci arrivano qualche anno dopo, ma alla fine arrivano sempre sulle posizioni che Fratelli d'Italia aveva espresso qualche anno prima. E nella vita basterebbe un po', diciamo, approfondire, studiare. Ma la verità per la quale dopo Navale non si voleva fare, la sinistra dice un atto di guerra, è che loro non vogliono fermare l'immigrazione irregolare. Ovviamente, anzi, quelli che ci provano, guardate Salvini, li vogliono processare. No. Vuole processare un ministro che cerca di fermare l'immigrazione illegale quando nessuno ha mai indagato ministri che facevano apertamente favoreggiamento per reato di immigrazione clandestina. Adesso la sinistra italiana ne ha in mente un'altra. La Lamorgese, il nostro ministro dell'interno, Ocean Viking è stata ferma 11 giorni a largo dei confini italiani, marittimi, prima delle elezioni in Umbria, perché gli immigrati li vogliamo ma non in campagna elettorale, ma l'avviso di garanzia a lei non gli è ancora arrivato, perché evidentemente in quel caso 11 giorni in mare si potevano tenere. Comunque il ministro Lamorgese adesso sta studiando una sanatoria. Cioè, noi abbiamo fatto entrare in 6 anni circa 700.000 immigrati clandestini, che sono immigrati irregolari. Loro li vogliono trasformare in immigrati regolari. Perché? Ve lo spiego. Perché, aspetta, ancora è proprio più lunga. Ora comincia il posto mio. È quasi finito. Quando sarà finita anche voi, tra le comincia il posto mio. Quando sarà qualcuno avrebbe potuto dire tanto cane tu, cane lui, ma fortunatamente voi mi vedete bene, non lo dico. Allora dicevo, quando saranno finite le campagne elettorali, non solo questa, probabilmente anche quella delle prossime 6 regioni nelle quali si vota, come sapete, in primavera, se mai dovesse ancora esserci la sinistra al governo, fortunatamente non ci sarà, ma se ancora ci fosse, loro hanno in testa di fare questa cosa. Usano questi 6 mesi per regolarizzare questi immigrati e fra 6 mesi riprendono l'iter della legge sullo ius culture,
che loro chiamano ius culture, ma in realtà è una legge sullo ius soli, e è una legge per dimezzare i tempi della cittadinanza. Che cosa dice la proposta della collega Boldrini, che è quella che si sta discutendo in Commissione Affari Costituzionali? Boni, fermi, fermi. La proposta dice, fermi, ho poco tempo. La proposta dice, se io nasco da una coppia di immigrati regolari che stanno qui da un anno, sono cittadino italiano. Se io sono un immigrato regolare che fa un corso, no, la scuola dell'obbligo, un corso, tipo corso di cucina, voi immaginate le cooperative rosse che ci possono fare questi corsi per gli immigrati, no? Faccio un corso, dico, io posso chiedere la cittadinanza italiana. Se io sono un immigrato di qualunque età, perché loro quando parlano di questo tema dicono sempre i bambini che studiano con i nostri, ma usano i minori come scudi umani per regalare la cittadinanza a tutti, chiaro? Se io sono un immigrato di qualunque età, regolare, che sta qui da 5 anni, posso chiedere la cittadinanza italiana. Allora il disegno è questo, 700.000 irregolari diventano regolari e tra massimo 5 anni hanno tutti la cittadinanza. Perché? Per il voto. Perché si dice che gli immigrati vogliono fare lavori che gli italiani non fanno più, tipo votare il PD. Fortunatamente li spediremo a casa prima. Dobbiamo vincere in Emilia Romagna, dobbiamo vincere in Calabria, il giorno dopo noi chiederemo elezioni anticipate, perché se la sinistra perde anche qui è evidente che c'è troppa distanza tra quello che vuole la gente e quello che accade nel palazzo, e nella Costituzione qualcosa capiamo, come abbiamo detto, noi chiederemo elezioni anticipate e secondo me ci sono ottime possibilità di ottenere le elezioni anticipate. Quindi voi potete salvare l'Emilia Romagna e potete salvare l'Italia intera da quello che sta per accadere. Vi chiedo di rimanere concentrati fino alla fine di questa campagna elettorale, perché il momento decisivo inizia adesso, è quest'ultima settimana. E guardate, la campagna elettorale non finisce quando chiude la campagna elettorale venerdì 24 a mezzanotte, no, lì c'è il silenzio elettorale, vuol dire che io non posso fare i comizi, ma voi potete ritelefonare a tutti quelli che ci sono ancora da convincere sabato, domenica, e poi potete aiutarci quando si vota, magari anche continuando a convincere gli indecisi, a ricordare che si deve votare, e poi vi chiediamo di darci una mano a difendere quel voto, a difendere quel voto, perché tutto questo lavoro che stiamo facendo, se poi i seggi saranno sguarniti, e chi lo sa che può accadere? Allora iscrivetevi a fare i rappresentanti di lista, dateci una mano anche facendo i rappresentanti di lista, e io vi garantisco che voi potete cambiare la storia. È una grande occasione, davvero vi chiediamo di mettercela tutta, di sostenere il centrodestra, Lucia, di sostenere Fratelli d'Italia, perché noi non abbiamo tradito mai. Fratelli d'Italia non c'è più e non c'è inganno. Quello siamo, quello diciamo, quello facciamo. Siamo tristemente monogami, tristemente coerenti, tristemente seri, tristemente brave persone. Non c'è tutto, non c'è niente. Però, e vi chiedo scusa se scapperò immediatamente, ma io sono partita ieri mattina, non vedo mia figlia da due giorni, vorrei dare il tempo a prendere il treno, di solito non dormo mai fuori, ho fatto un'eccezione per questa campagna elettorale per l'Emilia Romagna, però davvero adesso è arrivato il momento di tornare dalla mia famiglia, quindi scappo subito per prendere
il treno, volevo dirvi quest'ultima cosa. Vi chiediamo di sostenere Fratelli d'Italia, ma con la stessa chiarezza voglio dirvi: non votate Fratelli d'Italia se votate per interesse. Cioè, se voi votate Fratelli d'Italia pensando che so, ho un cugino medico, magari di valutare il primario, votate il PD. Queste cose le sanno fare loro. Non votate Fratelli d'Italia neanche se votate per rabbia. Se votate perché odiate tutto, volete spaccare tutto, fa tutto schifo. Votate 5 Stelle, lì sono bravi loro. Però, se invece votate per amore, se votate per amore della vostra terra, del vostro futuro, della vostra identità, della vostra famiglia, della vostra attività, di questa nazione, di questa regione, allora scegliete Fratelli d'Italia. Grazie.